Le accise per ora non scendono, ma il governo è pronto ad intervenire quando ci saranno maggiori incassi dall'IVA, lo annuncia la Premier Giorgia Meloni, cercando di placare la tensione salita alle stelle dopo le misure decise dall'esecutivo contro i rincari. Il governo monitorerà il livello dei prezzi. Per il Codacons si tratta di una decisione assurda. Per i benzinai al momento dunque resta confermato lo sciopero del 25-26 gennaio, che riguarderà anche il servizio self-service. Non accettiamo che si scarichi su di noi la responsabilità politica, che hanno detto. Il governo sa che l'Agenzia delle Dogane, il Mimit e l'Agenzia delle Entrate hanno già oggi la conoscenza e la disponibilità di dati sul movimento, sui prezzi dei carburanti e sull'affidabilità delle comunicazioni giornaliere. Comunque hanno dettato come speculatori una categoria che è in sofferenza da diverso tempo. Sofferenze dove non esiste speculazione. Ci spiega perché, ad esempio, nello stesso distributore, nel senso nello stesso tipo di società petrolifera, magari anche a distanza di un solo chilometro, un'area di servizio fa un prezzo e l'altra ne fa uno diverso? A che cosa è dovuto questa differenza? Questa differenza è dovuta ai cluster. I cluster sono zone che la società studia settimanalmente tutto a seconda della concorrenza degli impianti e tutto, e applica i prezzi per poter compensare da una parte e prendere dall'altra, cioè cercare di trovare poi una media per loro per quanto riguarda avere il massimo rendimento sulla vendita. La società petrolifera vi dice questa settimana oppure oggi il prezzo del carburante è 1,8 e poi voi potete aumentare a 1,9 oppure... No. Assolutamente no, perché noi da contratto abbiamo firmato dei contratti di comodato dove noi rispettiamo i prezzi da loro consigliati.